amici di Mondo Futsal, buonasera e benvenuti al Pala Bianchini, sesta gara di ritorno del campionato di Serie A di fronte all'Axed Group Latina e l'Acqua e Sapone. Siamo pronti per l'inizio di Axed Group, Acqua e Sapone, Montesilvano. Si comincia Murillo, dietro per Paoligno, si gira bene Paoligno, supera Landucci e poi mette fuori, esce dal blocco Jonas Sidney, da destra va a ingaggiare il duello con Corso. La finta di Sidney, spara con il destro, Landucci in due tempi, fa su il pallone, giro palla del Latina, Arnaldo, Battistoni, se ne va lui, Battistoni, libera Caio, in area di rigore, detto per Battistoni, sfuma la chance del Latina, Arnaldo Pereira, poi Battistoni, ancora lui, si accetta Battistoni, detto per Arnaldo Pereira, Mammarella, ci mette una pezza, attacca l'Acqua e Sapone da sinistra con Coco e va a puntare Terenzi, occhi negli occhi, lo sfida, prova la sterzata, ancora Coco con il sinistro, Landucci, pallone per Battistoni che si inventa un euro gol, vantaggio Latina, il sinistro magico di Battistoni che porta avanti l'Axed Group 1-0 con il gol di Battistoni. L'Acqua e Sapone risponde con Jonas che spara con il destro, il diagonale di un soffio al lato, vediamo se è per lui, è così, barca con il destro, la deviazione, la rincorsa di Coco, Coco con il destro, Landucci respinge velocemente, l'Acqua e Sapone cerca una soluzione, la trova in Cesanoni, da sinistra Murillo, l'1-2 che passa, poi la conclusione, Landucci costretto a tornare sui propri passi, quindi Borca Blanco per Caio, fa il diagonale, Mammarella respinge, parte contro via dell'Acqua e Sapone con Jonas, la finta, Jonas fa con il destro, Landucci in due tempi, Battistoni porta palla, Borca Blanco, bene per Arnaldo, solo davanti a Mammarella che gli chiude la strada, contro Arnaldo Pereira, dentro percorso, lascia passare per Borca Blanco, buona transizione Latina con Arnaldo, dietro per Battistoni che sbaglia da pochi passi dell'Acqua e Sapone, Mimi Corso intercetta, se ne va, attenzione Battistoni, il 2 contro 1, Corso la mette dentro per il raddoppio del Latina, il gol di Corso, 2-0, ottima la ripartenza dell'Axed Group per Sidney, avanza, attenzione Sidney, Landucci si supera, grandissimo Landucci, prodigio, serve Corso, attenzione a 2 contro 1 di Latina che va con Avellino, la destra Avellino, Avellino di tacco per Avellino, se ne va Arnaldo, è solo davanti a Mammarella, Arnaldo, Arnaldo, Corso, la sterzata di Corso che poi libera bene Terenzi sulla sua verticale, ancora Terenzi, ottimo Corso per Terenzi, transizione fantastica per Latina che va sul 3-0, Schiocchet portiere in movimento, questo finale per l'Acqua e Sapone, la conclusione vincente da parte di Jonas che trova il varco giusto per colpire, ancora Corso, si muove Battistoni, l'errore, attenzione a Murillo su Caio, la conclusione e il pallone che termina al lato di un soffio con Jonas che trae di rigore, bravissimo Battistoni, poi Sidney, la conclusione e c'è il gol improvviso da parte di Sidney e gli sbarra la strada, quindi ancora Corso, su di lui Jonas, il pallone ottimo per Avellino che tenta il cucchiaio, Mammarella ci mette il corpo, la larga sinistra per Coco, il taglio ottimo di Memì, Blanducci la traversa, clamorosa occasione per l'Acqua e Sapone che continua a calciare ancora, attenzione l'occasione per l'Acqua e Sapone, va a terra, c'è il secondo giallo per Avellino, rosso per il numero 20, Jonas per Caio, attenzione alla conclusione vincente da parte di Murillo che trova subito il gol del 3-3, se ne va Battistoni con il sinistro, Mammarella rilancia Corso, prova a prendere il tappo a Paoligno che invece se ne va, Landucci da sinistra, prova a cambiare per Coco, per Sidney e questo è un gran gol da parte dell'Acqua e Sapone che trova il vantaggio, attenzione a Maina, intercetta il pallone e poi spara sul fondo, può controllare Maina, Maina la finta, prova a passare, poi arriva Corso con il destro e la gran parata di Mammarella, Corso, Borca, Arnaldo, la chance per Arnaldo che fa con il sinistro, il pallone deviato per Arnaldo, per Battistoni che prova con il sinistro, poi Corso e il pallone che termina
in fallo laterale. La sfida con il successo in rimonta dell'Acqua e Sapone Montesilvano sull'Axet Group Latina, che si era illusa nel primo tempo dopo essere stata sul 3-0. La formazione di Basile ha subito il grande recupero, la grande rimonta da parte della formazione in maglia verde. Finisce con una sconfitta per l'Axel Group. Tra gli applausi però del pubblico del Palabianchini, da Davide Mancini è davvero tutto. Un arrivederci agli amici di Mondo Futsal.